Attraverso l'applicazione AHA è possibile ampliare il proprio sistema multimediale della propria auto, in questo caso la mia è la Dacia che monta il MediaNav, ma è compatibile anche con le Renault e con le Honda, e ampliare così le funzionalità permettendo al sistema di collegarsi ad internet. Possiamo così ascoltare musica in streaming, vedere il meteo in tempo reale e cercare l'hotel più vicino, il ristorante più vicino. Tutto questo attraverso una semplice applicazione gratuita che potete scaricare sia dallo store di Apple che di Android. Ma ora ve la mostro. Dopo aver scaricato l'applicazione sul vostro smartphone, attivate il Bluetooth e il GPS. Ora dobbiamo associarlo al MediaNav. Andiamo in Multimedia. Poi sulla freccia in alto a sinistra dobbiamo cliccare sulla voce AHA. In questo modo il MediaNav si associerà all'applicazione AHA sul telefono attraverso il Bluetooth. Questa è la schermata principale dove ci compaiono le web radio. Vi dico subito che la maggior parte sono tutte straniere. Abbiamo qualcuna italiana come la Zanzara, che tra l'altro io seguo, ma per la maggior parte sono straniere. Ma non è per questo che trovo interessante questa applicazione, perché ci sono altre app per lo streaming delle web radio che funzionano meglio. Ma a me interessa molto la funzionalità, quella del meteo, e vi dimostro la funzionalità in tempo reale. Temperatura attuale 21 gradi con 33% di possibilità di pioggia, nuvole irregolari, diluvio e massima 28, minima 20. Mentre se clicchiamo sul pulsante affamato inizierà a elencarci tutti i ristoranti che si trovano nei dintorni. Old Wild West si trova all'indirizzo via Galatina. Classificazione 4 su 5 stelle. Se clicchiamo sulla voce hotel, ci elenca gli hotel della zona. 3.5 su 5 stelle. Classificazione 3.5 su 5 stelle. Mentre la genialata sta nel cliccare sulla bandiera e ci programma direttamente l'indirizzo nel navigatore. A quel punto bisogna cliccare solo su OK e dirigerci verso l'hotel. Come avete sentito, ci informa anche sulle stelle che ogni hotel ha ricevuto, e le fonti sono abbastanza importanti, come ad esempio TripAdvisor. Ma questa applicazione nasconde anche altre funzionalità che magari, se mettete qualche like in più, vi presenterò in futuro in qualche altro video. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, perché molti vedono i video ma non sono ancora iscritti al canale di YouTube. Un ringraziamento ad Antonello Muserra per l'informazione su quest'app, e cliccate sul like se avete apprezzato questo video. E vi ripeto, se avete qualche domanda me la potete fare su Instagram o baldo.info. Un saluto da Baldo Schiavone e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!